Aquila e Catanzaro. Umberto Braccini. 1.500 spettatori, 56 da Catanzaro per una partita a camomilla, ma tutto questo era scritto già dalla vigilia. Catanzaro quarta, L'Aquila quinta, ultima giornata, va bene così. Brividini, ma niente di più nell'ultimo scampolo di primo tempo, siamo al 30°, L'Aquila per così dire ci prova. Frediani per De Sosa, devia Bindi. Che si ripete 3 minuti dopo, un rimballo favorisce Pia. Prima del riposo è ancora l'ala sinistra, su suggerimento di Agnello, a provarci. 3 brividini in 45 minuti e nulla più. Il Catanzaro dà segni di vita nella ripresa, Madonia triangola con Di Chiara, paratone di testa. Replica dell'Aquila, 14°, Pia indugia troppo nella conclusione. La risposta degli ospiti è affidata prima a Fioretti, il tiro è fuori, e a Di Chiara, siamo al 24°, dopo un triangolo con Madonia. Poi, con un quarto d'ora d'anticipo, i titoli di coda. Nel frattempo, negli altri campi, si decidono le posizioni e alla fine, domenica prossima, si giocherà L'Aquila-Pisa e Catanzaro-Benevento. Per gli abruzzesi, questi play-off sono qualcosa di non visto da decenni. Partecipare alla corsa alla B insieme a società da sempre nel calcio che conta. Il presidente dell'Aquila, Chiodi. Siamo partiti con la paura e l'incertezza e siamo arrivati invece a fare un campionato sempre tra le prime per tutto l'anno. Quindi io sono più che soddisfatto, non posso escludere niente a tutto questo. Abbiamo avuto un ottimo gruppo dirigenziale, questo ha fatto sì che il tutto andasse per il meglio. Abbiamo avuto un ottimo staff tecnico e poi un'ottima squadra che ci ha portato ad avere questi risultati. In bocca al lupo dunque all'Aquila per i playoff, scendiamo in seconda divisione dove